Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Antonino Spinalbese, l'affascinante hairstylist e oggi affermato personal trainer, è tra i concorrenti della settima edizione del GF VIP, che ha appena aperto i battenti. L'uomo è balzato agli onori della cronaca mondana e rosa per la sua passata relazione con Belén Rodríguez, con la quale ha messo al mondo Luna Marie. Ma sapete dove abita? Il giovane, dotato di un fascino magnetico e di una fisicità da 10 e lode, risiede a Milano in un appartamento decisamente raffinato e chic. Ce lo mostra lui sui social. GF VIP, sapete dove vive Antonino Spinalbese? È iniziata ieri sera la nuova incredibile avventura del GF VIP, condotto come è diventata un'assai piacevole abitudine da qualche anno a questa parte, dal carismatico Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi, che ogni settimana ci regala incredibili esclusive. Ovviamente lui, il bellissimo Antonino Spinalbese, era già sulla bocca di tutti ed il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia era il più atteso. Il fatto di essere stato per un po' di tempo il compagno di vita di Belén Rodríguez, un'autentica diva nel nostro paese, lo ha reso molto noto. Inoltre il fatto di essere il papà della piccola Luna Marie, secondogenita della splendida showgirl argentina, lo posiziona nuovamente nel mirino del gossip. Ma ora i telespettatori del padre di tutti i reality vogliono necessariamente saperne di più di lui e della sua persona, al di là della sua celebre e bellissima ex. Per esempio, sapete dove vive? Un appartamento arioso, luminoso e molto chic. Antonino vive a Milano, la capitale della moda, in un appartamento molto arioso, illuminato ed esclusivo. Ce lo mostra lui in alcuni scatti, in certi casi semplici selfie, pubblicati sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram. Grazie ad essi possiamo notare che i colori prediletti siano quelli chiari, in particolare il bianco, per quanto concerne le pareti e le mattonelle presenti in cucina. Una cucina molto moderna e dotata di ogni comfort. In salotto ampio spazio trovano quadrati appesi alle pareti, incorniciati in modo molto raffinato. Un grande specchio dallo stile antico rende l'ambiente ancora più accogliente e raffinato. Non si sa nulla del suo presente sentimentale. Spazio anche a legno per uno stile di un'abitazione molto moderna ma nel contempo calda e in grado di accogliere sia un single che una coppia. Altro non c'è modo di sapere del suo appartamento, così come della sua attuale vita privata, dal momento che Antonino, dopo la fine della sua assai chiacchieratissima e tormentata storia d'amore con la Rodríguez, ha deciso, come si suol dire, di chiudere il rubinetto. E chissà se durante la sua permanenza nella casa non voglia narrarci qualcosa di più, non del suo passato, che è comunque interessante, ma del suo presente sentimentale. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.